Ciao! In questo video vi farò vedere tutto lo shopping che ho fatto con i saldi. Questa è la prima ondata da Zara. Non sono ancora andata, cioè sono andata, però i primi tempi Zara fa sempre dei saldi bassissimi, quindi aspetto sempre verso la fine, perché magari diminuisce le cose di poco. Invece voglio un bello sconto consistente. Quindi sono andata da H&M. Ad H&M volevo ricordarvi, perché io lo faccio, che se non avete, che se avete dei vestiti che non usate più, non sapete a chi darli, non avete appunto nessuno a cui darli, eccetera, potete portarli da loro. Più o meno ogni 5 vestiti, in un sacchetto mettete più o meno 5 vestiti, vi danno 5 euro da spendere per una spesa minima di 40 euro e il buono vale anche durante i saldi da spendere. Quindi, se vi può interessare, o li mettete appunto nei bidoni oppure se volete. Potete anche portarli da loro. Ho preso questo abitino qua, molto baci perugina, con la manica tre quarti, appunto sfondo blu con le stelline bianche. È un amore e ha anche le tasche, così. Ed ha, vedete, l'elastico in vita. Qua c'è l'elastico con la rugettina. Ed ha una lunghezza, sì, è cortino, vabbè, questo qua perché è una taglia 36. Ed è un leggermente più cortino, comunque più se aumenta di taglia magari diventa un attimino più lungo, però appunto il materiale è molto leggero, questo qua va bene in primavera, in estate, quindi ho detto ok, anche se non è lunghissimo, però comunque è portabile. E mi è piaciuto e questo l'ho pagato 7 euro, costava 14,99. Poi da Kenzo. Allora, mi piacciono tantissimo da tantissimo tempo le felpe, quelle di Kenzo, sia quella con l'occhio che quella con la tigre. Sempre piaciute, ma non le ho mai comprate perché comunque avevano una cifra un po' alta. Ho saputo che la linea bambino arriva fino ai 16 anni e appunto se si è una taglia, diciamo, massimo 42, anche 44. C'è la linea sia bambina che bambino. La linea bambino ovviamente veste un po' di più, la linea femminuccia veste un po' di meno. 14-16 anni, cioè a parità di età. E allora cosa ho fatto? Sono andata appunto in un negozio dove vende Kenzo Kids e ho preso la felpa in saldo. Io ho preso quella da bambino perché era il colore che mi piaceva di più. E ho preso bambino 14 anni ed è una felpa che dico quasi. Quasi mi. Non dico che mi va grande, ma siamo lì, nel senso. Evidentemente i bambini di 14 anni, cioè una felpa grande, cioè grande da adulto. È diciamo sì, una S o anche M tipo Zara. È così, appunto, tutta in grigio, con tutti questi profili e l'interno giallo proprio fluo, con la scritta Paris. Ed è appunto penso identica a quella degli adulti, però questa qua costa la metà, poi in saldo. Quindi ho detto ok, se mi devo tagliare lo sfizio è meglio farlo così. Poi ormai sapete la mia pazza passione per Missoni e ho preso due canotte, ormai già penso all'estate. Ho preso due canotte, questa qua turchese. Molto semplice, molto, cioè, è identica, ha lo stesso colore della maglia che indosso in questo momento. Una canotta così semplicissima, lunghina, e la stessa l'ho presa in fucsia. Yeah! Eccola qua. Guardate che belli questi due colori insieme, c'è qualcosa di pazzesco, adoro. Due dei colori che amo di più al mondo. Poi sono andata da, questo come si chiama? Piazza Italia? No, Piazza. Sì, Piazza Italia e ho preso due gonne, sono in lana, ma lana proprio quella bella massiccia, proprio da montagna pesante. Ecco, due gonne longhette, questa qua sul bordeaux, così fatta proprio tutta in lana in maglia, che era l'ultima ed era una M, quindi rimane un po' più lunghina perché arriva proprio al, cioè copre bene il ginocchio. Invece della nera era, non,
cioè la Bordeaux era l'ultima ed era sul manichino ed ho preso la M. Invece la taglia che preferivo era questa qua, che è la S, che rimane invece un po' più corta, rimane diciamo quasi sopra il ginocchio, invece l'altra proprio copre il ginocchio e le trovate deliziose. Queste qua costavano veramente pochissimo, costavano tipo 6 euro scontate. Poi sono andata da Oisho, si chiama Oisho, vero? Sì, Oisho, e ho preso un po' tutti i pigiami nuovi. Oggi sono un po' dislessica. Non hanno i pigiami già appaiati, quindi dovete farli un po' voi. Quindi ho preso due maglie neutre, questa qua che è sul grigino, così, con i bottoncini. Molto fine, e questa qua invece che è tipo sul color grigio, cioè beigiolino mastice. Questa qua che è identica, ecco, così, così si vede la differenza fra una e l'altra di colore. Diciamo che è un color pelle, cioè un colore della mia pelle. E ho preso da Binarci questo pantalone, così, questa fantasia che mi è piaciuta moltissimo, e questo lo abbino appunto col grigio, perché ha dentro questi fiorellini qua appunto sul bianco, sull'azzurrino, e questo qua grigio ci stava bene. Poi questi sono tutti intorno ai 15, 17 euro, giù di lì 12 euro, 9 euro, prezzi così. Questo pantalone sul beigiolino con le farfalle, con tutto invece de pois in lurex, e questo da abbinare col beigiolino. E poi l'altra da abbinare al beigiolino è un'altra fantasia fiorata, che però è diversa, è più spenta dall'altra, vedete? Questa è più sul rosa, invece quella è più su rosa, rosa antico. E questa appunto da abbinare sempre col beigiolino, si riuscirà a vedere qualcosa. E questo qua, eccolo qua. Qui ho preso le taglie XS perché c'era solo XS, questo S c'era solo, cioè ho preso la S volutamente, questo qui ho preso la S, però non li ho ancora provati. Questo ho preso la M, invece questa qua era l'ultima della beige ed è un XL, però vabbè, essendo una maglia, un pigiama, anche se sono larghe va benissimo, non... ho detto ok, va bene lo stesso. E questo è tutto il mio shopping con i saldi. Voi cosa avete preso? Oh, sono curiosissima. Se avete fatto un video anche voi dello shopping con i saldi, scrivetemelo qua sotto. Sono curiosissima di vedere tutti gli affari che avete fatto anche voi. E niente, spero tanto di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ed eccoci qui con il video dei preferiti del mese precedente, quindi del mese di dicembre. Tutti i prodotti che ho amato di più.